Ciao amici e benvenuti al 38esimo episodio della nostra serie bizantina. Come vedete, il nostro impero riprende un po' la forma che dovrebbe avere. I Balcani sono ormai in buona parte nelle nostre mani, tranne per questa frazione di territorio ancora nelle mani di Napoli, a quanto pare. E per i territori bulgari, che probabilmente saranno una delle nostre prossime conquiste. Io penso che ora come ora. No, ah sì. Quando è che scadono le nostre pretese? No, tra tantissimo. Se riuscissimo a cogliere il momento in cui i Timuridi. Ma non sappiamo se i Timuridi sono in guerra. Non sappiamo niente i Timuridi noi, vero? Non sappiamo neanche se esistano. E questo è un gran male. Però penso che dovremmo prima o poi vassalizzare anche Akkoyunlu, che detiene ormai da troppo tempo la nostra città di Trebisonda, convertita anch'essa all'Islam. Però io direi che possiamo iniziare e cercheremo di riprenderci un attimo in questi primi tempi. Io direi che tutto sommato ci conviene, dato che abbiamo un buon bilancio, reclutare questo che non serve a niente se non per il punto militare, lo spendiamo per tenere buoni i Macedoni. Penso possa essere. No, scusate un momento. Ah, certo, no. Non so, o comunque per avere un punto militare in più, non è una cattiva idea. Al massimo. Vediamo, dove abbiamo rischi rivolta oltre alla Macedonia? L'Istria, che non ci importa. Vabbè, più che altro questa è la provincia un po' problematica, però costa anche un po' troppo, io credo. Vabbè. Comunque il punto di, militare c'è sempre comodo. Qui noi potremmo anche già fare l'alleanza con Milano, ma aspettiamo, perché non voglio andare oltre il limite. Possibilmente mi piacerebbe avere semplicemente una relazione extra e grazie alle idee diplomatiche e cavarmela così. Ok, qui sono in guerra intanto, se la fa, se le danno di santa ragione, ma stanno già vincendo. Modena è già sotto assedio, quindi no. Probabilmente ci sono degli scontri molto. Ah, Roma è assediata dai milanesi, però. Ferrara ha affondato la flotta di Siena. Bordadoro invece è impazzita. Completamente fuori controllo. Vabbè. Non è che ci preoccupi troppo Bordadoro, tutto sommato. In quest'epoca è ormai una potenza in tramonto. Voi non ci volete bene, eh? Naturalmente no. Siete più vicini all'odiarci che a volerci bene. Voi avete sempre questa attitudine. Vabbè, abbiamo costruito quindi le armerie. Ce ne stiamo tranquilli, tranquilli. Fino a quando non sarà il momento di scatenare l'inferno con nuove guerre. Dovremmo migliorare anche le relazioni con la Croazia, in effetti, per procedere all'annessione. Potremmo creare nuovi leader, però. Finché abbiamo questo così fantastico, tutto sommato non siamo neanche invogliati. Come va intanto questa guerra? È sempre. Sta peggiorando la situazione. Ah no, scherzo. Io non vorrei. Quaraquagliolo, hanno fatto alleanza con Quaraquagliolo. Potevano anche evitarcela questa. Quaraquagliolo può passare. Eccoli. Wow, mio Dio, che pace che hanno fatto. Sono presi tutto. Senza neanche pagare niente, cioè, l'esaurimento.
è entrata in coalizione contro di noi senza valide ragioni. Perché non entrate contro Guaraguionlu? Vabbè. A questo punto temo che non riusciremo a finire le pretese. O riusciremo? Forse riusciamo ad arrivare a 100 prima della fine del mese, che ci salva questo. Mamma mia. Ok. Ah no, i Mereti, per fortuna, erano ancora nelle mani della Crimea. E vabbè, a quel punto probabilmente ci sarà un po' difficile quindi liberare questa regione. Forse no, io volevo capire però, voi non riuscirete mai a passare? Pare di no. Quindi questo è l'importante. Quindi gli ottomani sono isolati ancora. Insomma, abbiamo un po' di guerre che possiamo fare. Io tutto sommato punterei a quella che vi dicevo, e doppia contro Venezia e Napoli. Cioè, l'obiettivo è prendere 1, 2, 3, 4, 5 province. Un po' troppe. Poi vendere questa però alla Croazia. Quant'è che sarebbe? 9, 13, 16. Non andiamo oltre i 100. Allora, vediamo per curiosità se l'Austria è in debito. Ma soprattutto ha un'attitudine strana con i nemici. Che razza di attitudine avete? Amichevole? Ma com'è possibile? Ecco, naturalmente le amicizie improbabili. Questo è un po' un problema. Vabbè che ce la possiamo cavare anche senza di loro. Però non troppo. Accidentaccio. Vabbè, stiamo un attimo tranquilli, dai. E faremo un'altra pretesa sugli ottomani. No, non è vero. Stiamo ancora un po' buoni anche con gli ottomani. Perché non c'è fretta. E qui non possiamo naturalmente creare pretese. Però potrei fabbricare, cioè fomentare i ribelli. Ma i soldi li ho. E ma potrebbe essere un'idea. Però miglioriamo anche con la Croazia. Questo forse. Vabbè. In realtà basta il matrimonio reale qua. Però miglioriamo un pochettino. Vabbè, facciamo questo tentativo con i ribelli, magari, chi lo sa, senza fatica potremmo riuscire a liberare questa regione. Ne dubito, Anche perché credo sarebbe comunque difficile. Terra migliora le relazioni con noi. La Croazia ci offre il matrimonio reale, ma non è che ci interessi, perché noi di matrimoni ne abbiamo due. Ma in realtà magari, allora, ce n'è qualcuno che ha, non è eredi? No, queste voi avete eredi. Perché c'è un evento correlato. Giorgi Bagrabdude. Bagrazioni. Che strano nome. Non avete matrimonio. E perché questo Giorgi, che è di un'altra dinastia? Boh.
no, qui voi avete l'erede. Sì. Vabbè, potremmo anche accettare. Vabbè. E a sto punto facciamo pure. Con loro un matrimonio. Vi dicevo che se si hanno almeno quattro matrimoni reali, c'è la possibilità che una nazione senza eredi, tra queste quattro, abbia un erede della vostra dinastia. È un evento rarissimo, però che non è affatto male come evento, quindi tutto sommato. Però in questo caso non è che ci sia molto utile perché nessuno delle nazioni con cui, almeno la Polonia nemmeno, credo. Esatto, nessuno ha la successione disputata, quindi è completamente inutile. Però chi lo sa, potrebbe succedere qualcosa imprevisto, potrebbero perdere un erede e alla fine non è che ci cambi molto fare un matrimonio con i nostri vassalli. Miglioriamo un po' anche con la Castiglia. Patrioti. Qui c'è un buon, c'è in teoria una buona probabilità che si ribellino, ma speriamo che l'Austria una volta ripresasi, peggiori un po' di nuovo le relazioni. Cavoli, lo stato della chiesa si è già arreso, quindi qui Modena non ha molte speranze. Però noi potremmo puntare a vassalizzare Ferrara, Genova, Milano e Toscana. Ecco, cioè, tutti questi stati italiani sono ottimi come target di vassalizzazioni, perché sono piccoli e data la che in questa abbiamo scelto le idee diplomatiche non religiose, se annettiamo c'è troppo rischio di rivolte, quindi la vassalizzazione è di sicuro il metodo migliore per espanderci ora come ora. Che ormai potremmo anche smettere di. Però ci vuole ancora un po' di tempo per. Cioè, alla fine noi guadagneremmo dei punti diplomatici per poi riperderli. Non è proprio intelligente come strategia. Non so se ci convenga a sto punto annettere. Ecco, brava Danimarca. Prenditi tu Novgorod, non Mosca. Cioè, non so perché preferisco la Danimarca, ma la preferisco. Punto. Vabbè, andiamo anche un po' più rapidi. Qui, purtroppo. Dobbiamo solo che attendere. Spero che l'Austria riesca a pagare grazie al suo oro. Eccola qua. I debiti. Toscana ha lasciato la coalizione. Credo che sarà un po' difficile che gli ottomani la lasciano, eh? Forse il Treviso non è l'obiettivo migliore. Potremmo tentare di conquistare Napoli. Allora, però dobbiamo trovare un modo. Milano. Vabbè.
non è proprio impossibile. Ma distogliere l'Austria e Milano come possiamo fare? Quindi, austriaci, dichiarereste guerra a Ferrara? Magari no. Allora, qui questo lo richiamo. I contadini non sono tanto contenti, meglio non farli incavolare. Non vorrei una guerra ai contadini. Paghiamo per migliorare la situazione. Allora, io farei ancora qualche armeria. Tessaglio, vai. Ok, non c'è più l'oscurantismo, questo ci fa piacere. Questi patrioti hanno intenzione di insorgere o proprio no? A questo punto io però direi che possiamo anche ridurre ulteriormente il mantenimento, così anche se ci dichiarasse guerra la Bulgaria saremmo spacciati praticamente. Oie. Peccato. Ah, state fabbricando pretese su Costantinopoli, ottomani dei miei stivali. Allora, l'Austria. Sì, miglioriamo un po' con i nostri amici di sempre. Purtroppo, questi leader militari non hanno tanta voglia di fare matrimoni reali con me. Ormai anche Milano abbiamo migliorato quasi del tutto. Io direi che però per raggiungere l'obiettivo ci basta proclamare la garanzia per un mese e disdirla il mese dopo. Può essere un'idea. L'Inghilterra non ha più successione disputata. Invece la Castiglia continua ad avercela. Io sarei quasi propenso a fare un matrimonio con la Castiglia. Ah, cavoli! Lo potremmo quasi fare. Però 27 anni è un po' difficile che muoia. Però sono in guerra, magari è un leader. Vediamo se è un leader. Urgel, Ferran. Vabbè, vediamo un attimo. E Spagna. No, è Castiglia, maledizione. Allora, eccoli qua. No. Ah sì, invece sì, è un leader. Allora, potrebbe morire. Allora, io credo che sia tutto sommato conveniente questa cosa. Il nostro re quanti anni ha? 42. Quanto prestigio abbiamo noi? Meno i Castiglia e meno anche il Portogallo. Ah no, più, meno. Accidenti, ma quanto prestigio ha il Portogallo? E questo è un guaio. No, allora. No, non è il momento buono per fare il matrimonio. Perché credo che finirebbe comunque il Portogallo per. Avere il nobile piazzato. Accidentacci. Va bene. Io aspetto ancora il potere diplomatico, ma quello non arriverà mai, evidentemente. Stavo pensando quasi di fare pretese sulla Romagna, la nostra carissima Romagna, che abbiamo perso tantissimo tempo fa. Allora, io farei appunto così. Ok.
Vediamo che obiettivi abbiamo. Ricoverare. I soliti obiettivi assurdi, vabbè. Quindi non è stato utile finire prima l'obiettivo, perché a questo punto. Ok, qui siamo quasi pronti per fare nuove guerre. Allora, io direi una bella pretesa qua non ci fa male. Si può, no? Romagna, vai. Abbiamo anche il vantaggio ormai delle pretese rapide. Qui revochiamo invece la garanzia. Qui siamo lenti, accidenti. Manteniamo buone relazioni naturalmente anche con Mosca. Kazan e Nogai sono in guerra adesso. Allora, qui non sembra che il nostro piano malefico abbia molto successo. Ahimè. Stanno anche tentando la conversione qua. Giusto? Ah no, la stanno solo integrando. Dato che nessuna delle due province è integrata. Ah, ma è finita. È finito. Ui, la tregua. Questo è interessante. Ah, tregua finita. Sono alleati alla Crimea. Potremmo fare troppe guerre. Allora, vediamo a dicembre di vedere qual è la situazione, vedere se possiamo realmente attuare qualcosa. Io penso che adesso ci converrebbe anche iniziare a ricostruire la marina. Spendiamo un sacco per questo. Vabbè, allora iniziamo a rifare la marina. Quante navi possiamo fare? Un sacco di navi possiamo fare. Mio Dio. Vabbè, iniziamo a farne 12 di galee. Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Forse non possiamo fare la dodicesima e aspettiamo il mese per farla. Qui cosa? Ah, vabbè, aspettiamo la fine del mese. Vabbè. Galea, vai. Qui intanto, a quanto pare, pure i Timuridi stanno approfittando di Quaraconyollu. Io non so, davvero. Qui ho una scelta, una bella scelta da fare. Vedo che anche gli ottomani stanno facendo navi. Allora, la cosa interessante a vedere è che sono in guerra con i Timuridi. Però non possono aiutare. Ho capito. Questo fatto che siano in guerra magari li penalizza ancora per
No, hanno ridotto a zero, sono stati molto più rapidi, hanno speso evidentemente i punti. Se io gli dichiarassi guerra, l'Austria e Polonia mi aiuterebbero. Finirei in guerra anche con Venezia. Mi pare un piano ottimo. Magari se mi alleo con Milano, pure Milano mi aiuterebbe. Già. Questo piano non fa una grinza. Allora, io dichiaro guerra agli ottomani. Potrebbero quindi essere loro la prima vittima. Mi prenderei queste due province dagli ottomani. E magari queste due da Venezia. Ottimo, questa guerra mi pare ottima. Siamo anche a buon punto. Io direi però ci conviene magari aspettare un tantino. Quindi, per curiosità, l'Austria ha ripagato i debiti? Sì, quasi del tutto. Sembra il momento adeguato. Questi sono ancora in tregua. E invece se dichiarassi guerra a Venezia direttamente non mi aiuterebbe proprio nessuno. Non è consigliato. Potrei fare queste conquiste. Però qui mi scadrebbe la conquista di va bene niente di grave. Allora, vediamo un po'. Io quindi penso che il progetto. Ok, andiamo pure un po' avanti, ma. Migliorato con loro. Sarebbe quindi ricostruire la flotta e dichiarare guerra agli ottomani. Credo che sia la cosa migliore. Fare anche l'alleanza con Milano prima. Purtroppo non abbiamo obiettivi a noi favorevoli o graditi. Qui naturalmente abbiamo finito. Mancano ancora 7 anni. Potremmo essere molto all'avanguardia volendo, ma non so se ne valga la pena poi. Potremmo senz'altro reclutare un nuovo generale. Inghilterra ha dichiarato guerra alla Scozia. Questo cosa comporta? Che è in guerra con la Francia. E non dirmi che l'Austria. No, eh. Mamma mia, che coalizione si è tirata dietro. Voi invece siete in guerra con Novgorod e Ordine Teutonico. Vabbè. Speriamo che la Francia sbarchi in Inghilterra. No, non lo so. Cioè, che soffra. Io voglio che soffra la Francia, naturalmente, però. Intanto vediamo come procede qua. È tutto uguale. Se guadagnassi prestigio, a quel punto credo che mi converrebbe. Sì, qui non credo convenga invece spendere quei punti, però. Ok, abbiamo fabbricato pure le pretese sulla Romagna. La guerra successiva sarebbe quella a Napoli. Però a sto punto sto cercando di capire. Se prendo queste due sono 13. Queste due sono 12, andrei a 100. Quindi 100 non so. Non è già il massimo, insomma, di sicuro.
Gli austriaci probabilmente riuscirebbero a battere i veneziani, che però hanno un esercito incredibile. Con l'aiuto dei milanesi dovrebbero farcela. Io dovrei riuscire a battere gli ottomani. Poi c'è la Polonia che mi aiuta. Riusciremo anche a liberare questi imereti. Purtroppo invece questi sono finiti in mani sbagliate. Vabbè che noi non so quanto è potente. Non credo che i Timuridi siano proprio così potenti, però. Vabbè, andiamo ancora un attimo avanti. Io vedo sempre. No, sembra che per il momento nessuno voglia conquistare questa zona, la Bulgaria, però. Non sarei così confidente in realtà. Speravo che aumentassero un po' la. Hanno persino diminuito l'autorità patriarcale. Se aumentassero la stabilità non sarebbe male, vista la loro condizione. Con chi possiamo migliorare le relazioni? Ci vuole bene l'Inghilterra. Perché non migliorare con l'Inghilterra? Vabbè, è un po' lunga la cosa. Hanno purtroppo questo leader davvero terrificante. Io non so se. Cioè, per batterlo credo che converrebbe reclutare un'altra armata, perché bisognerebbe, insomma, essere pronti prima di scatenare una guerra di queste proporzioni. Ci volete tutto sommato bene, voi invece meno, perché siamo alleati a un loro rivale, che è la Polonia. Vabbè, miglioriamo un po' con l'Inghilterra. No, non è vero. Possiamo anche fare questo matrimonio reale con la Castiglia. Però lo farei quando abbiamo massimo prestigio. Allora, questo lo stiamo mantenendo qua, ma non ha successo. Beh, io direi questo lo mandiamo in Inghilterra, dai, questo diplomatico, che almeno ci mantiene buone relazioni con gli inglesi. Qui è un po' peggiorata, invece la relazione. Beh, ci sono dei modificatori che peggiorano col tempo. Invece questo che ne facciamo? Cavoli, i Timuridi non sono male comunque, quanto vedo. Sono abbastanza potenti. O forse Qaraqoyunlu fa schifo, però. Sono di sicuro. Hanno delle armate piuttosto vaste. Quindi finire in guerra con i Timuridi non è piacevole. Nel senso, se volessimo riprendere queste province, sono alleati ai Timuridi. Allora, cosa facciamo fare al nostro diplomatico in questo tempo? Allora, ci dovremmo alleare. Un disastro comunque. Genova. Io ritornerei questa provincia a Genova, perché. Se la vassalizzassimo Genova potremmo prima o poi restituirci la Liguria e annetterla. Però sono. Cioè, vogliamo troppi vassalli, ragazzi. Oh, mio Dio. Io direi che pochi mesi e dichiariamo guerra. Ci cancelliamo quindi Napoli dall'orizzonte prossimo, ecco.
e invece ci focalizziamo su Venezia e sugli ottomani, soprattutto questa provincia. Credo possa essere interessante, che così poi potremo prendere anche Dirne. Vabbè, io direi di chiudiamo l'episodio prima della guerra, oppure no, finiamo la preparazione. Invece non so dove mandare il diplomatico, ma si può. Miglioriamo un po' con la Savoia. Mi sembra strano che non abbiamo cose da far fare. Vabbè. I mamelucchi cosa ne pensano? Di noi ci odiano? Vabbè, dovremmo mandarli anche i mamelucchi, insomma. Perché ci odiate? Ma abbiamo cercato sempre di avere buone relazioni con voi, invece ci odiano. E sono anche potenti i mamelucchi. Allora io direi di prepararci anche a reclutare. Cioè, tra un annetto io scatenerei la guerra. Quindi a breve penso che sia conveniente reclutare un po' di esercito. Purtroppo non riusciamo a scacciare. Dobbiamo anche vedere che razza di leader hanno, perché se è forte. Eccoli qua. Finalmente i nostri patrioti sembrano avere qualche effetto. Qui è alta montagna, quindi sarà difficile schiodarli di lì, immagino. Allora, ogni tanto i nostri piani funzionano. Allora, qui abbiamo le navi ormai pronte. Allora, vediamo un po'. Mettiamole ad Atene, ste navi. Dovrebbe essere quasi pronta. Penso. Un po' più lunga, però arriverà. Ok. Baden è diventato vassallo dell'Austria. Ok, allora abbiamo davvero 39 navi, quindi sì, sono tutte. E dovremmo vedere le caratteristiche di questo simpatico leader Ahmed. Allora, vediamo un po' gli ottomani. 224, non è male. Mi chiedo cosa stiano combinando intanto. Francesi, di sicuro la flotta l'avranno ancora integra. Allora, possiamo fare qualcosa? Ah, possiamo addirittura passare di tecnologia militare. Io penso che lo farò, perché sia noi sia l'erede, tutto sommato, ha un buon livello militare, non abbiamo altro bisogno in questi punti. E abbiamo una guerra prossima, quindi. Ah, ecco dov'è l'ultima nave. Allora, io direi a questo punto di prepararci. Vediamo un po'. 2 è buono. Vediamo se.
chiamiamo questi da qui. Qui vedo che ecco, no, aspetta. No, prima voglio passare alla decisione. Vediamo, qualcosa di buono succede ogni tanto, Istria. Va bene. Purtroppo siamo molto sfortunati con questi eventi che potrebbero essere la nostra salvezza, invece ci affossano. Allora, qui abbiamo le nostre belle 40 navi. Tra un mese io prendo la decisione. Vediamo se sono sempre d'accordo i nostri. Ok. Direi di reclutare altri 5.000 uomini. Un po' troppo. Allora, facciamo anche un po' di cavalleria. Anzi, proviamo un pezzo di artiglieria. Allora, vorrei capire quant'è l'estensione della prima linea, ora come ora. Perché è stata aumentata di 9. La base non me la ricordo mai. Allora, vediamo un po' se c'è scritta qui. Non pare. Sarebbe utile saperlo. Allora, qui possiamo fare parecchie altre armate, in teoria. Io direi che forse come cavalleria ci siamo. Potremmo o fa. Se siamo dentro al limite, potremmo fare un'altra fanteria. Se invece siamo già oltre il limite della prima linea, potremmo fare un po' di artiglieria. Credo che tutto sommato ci convenga aumentare un pochino il mantenimento. Vabbè, facciamo passare l'ultimo mese, però prima cosa facciamo fare al nostro. Non mi ricordo neanche perché l'ho richiamato, per vedere se si poteva. La situazione comunque è propizia. Ci manca l'ammiraglio. Che sarebbe anche utile in realtà, dato che la flotta ottomana non scherza. Però non abbiamo i punti per l'ammiraglio. Ma come va invece qua? Giriamo un po' di nuovo con la Polonia. Allora, vediamo un po'. Prendiamo l'idea diplomatica. Ecco, abbiamo anche più manodopera così. Potremmo prendere qualche nuova idea prima, ancora 6 idee prima di avere questo potere delegato che toglie i vantaggi, questi eventi che in teoria sono dei vantaggi perché sono più spesso positivi che negativi, ma non sempre, evidentemente. Non so se aspettare di avere un ammiraglio per fare la guerra, visto che la flotta nemica non scherza e l'ammiraglio nemico nemmeno. Allora, Tunisia, accidenti a
concesso la sconfitta. Che facciamo adesso? Direi di chiudere l'episodio qua. Se facciamo passare un anno, tra l'altro abbiamo pure un altro sconto qui. Direi che è il momento migliore. Sarebbe il momento migliore per passare di tecnologia. E cercherò di controllare un po' questi, la portata della prima linea con questo livello tecnologico. Potrebbe essere 10 la base, il valore di base, quindi immagino sia 19. E quindi tutto sommato potremmo anche fare un mortaio. Ora come ora. Dovremmo appunto fare, adesso che abbiamo una relazione extra, anche l'alleanza con Milano, che ci sarà utile più che altro in questa guerra. Non credo di portarla avanti per molto, perché... E mi chiedevo se dovremmo anche fare questo matrimonio con la Castiglia, io credo. Se va tutto bene qua, abbiamo davvero possibilità, con questa guerra, di prendere qualche provincia agli ottomani, a Venezia, e magari di liberare i Mereti, e i ribelli potrebbero liberarci il resto, in modo che fra non molto tempo potremmo annettere anche la Georgia. Però questi georgiani non stanno convertendo. Perché no? No. Vabbè. Fanno flotta. Noi, vabbè, cercheremo appunto di sincronizzare bene i tempi per questa guerra. Non abbiamo particolare fretta, in realtà. Potremmo anche aspettare che scenda ancora un po', appunto, l'esaurimento di guerra, per poi dichiarare la guerra e appunto cercare di prendere quello che vogliamo. Questo vale 7. Purtroppo... Ah, c'è anche Corfù. Però Corfù naturalmente è il nostro core, quindi non conta. E stavo cercando di ingegnarmi per capire come potremmo prendere anche le province napoletane che desideriamo tanto. Non è facilissimo. Perché o andiamo in sovraestensione forte, e non mi piace come idea, oppure niente, che non riusciamo a, insomma, fare la guerra quando vorremmo. Però in realtà potremmo iniziarla magari prima. Tutto sommato, se la iniziamo prima di finire questa, potremmo annettere e magari farla durare molto, però non è proprio un'ottima idea, secondo me. Anche perché immagino ci voglia diverso tempo per integrare queste province. Questo lo mando in Crimea, in Georgia, perché mi confondo sempre. La Crimea non esiste praticamente più. È una grande felicità per tutti noi. Io appunto penserei di smembrare le ultime sue province ormai. Tanto vale. Tra l'altro queste ultime province sono anche carine. Yedistan. Ah,
Tra l'altro, questo nodo noi ci abbiamo un mercante? No, non abbiamo troppo potere in realtà. No, l'abbiamo Ragusa noi. Neanche qui abbiamo. Cioè, cosa gli facciamo fare? Collezionare. Invece qua siamo messi meglio. E sì, io pensavo nella guerra di cedere questo a Genova. Ci ho cambiato idea perché appunto da lì potremmo vassalizzare Genova. E non mi dispiace come progetto per il futuro non proprio vicino. E poi questo lo cediamo alla Georgia. Queste direi di per ora non farcene niente. Vabbè, i nostri piani sarebbero questi. Nel prossimo episodio scoprirete come andrà a finire. Ciao, alla prossima!